Buonasera a voi tutti, sono qui a fare resoconto ancora una volta del nostro pellegrinaggio a Lourdes. Oggi, 14 settembre, abbiamo avuto quattro momenti molto forti che abbiamo vissuto alla grande. Questa mattina alle 9 una bellissima messa internazionale. Circa 3.000-3.500 persone nella grande basilica di San Pio X. Vi erano italiani, spagnoli, poi vi erano irlandesi, olandesi e tanti altri anche pellegrini di altre nazioni. Abbiamo avuto una messa in tante lingue, il celebrante era il vescovo di Rotterdam, olandese, e insomma è stata un grande momento di preghiera, di coralità. E si è sentita l'universalità della Chiesa cattolica, e abbiamo fatto una preghiera davvero di fraternità enorme. Poi il secondo grande momento abbiamo avuto noi, anche un po' sotto la pioggia, la Via Crucis sulla collina, la grande collina della Via Crucis. Un centinaio di noi sono andati a fare questa meditazione, la collina con le 15 stazioni, compresa l'ultima della risurrezione. Poi un altro momento forte è stata la processione eucaristica, l'adorazione, la benedizione eucaristica che poi il nostro vescovo, a nome di tutti i pellegrinaggi qui presenti, ha fatto nella Basilica di San Pio X, un momento di raccoglimento davanti all'Eucaristia. Sappiamo che l'Eucaristia è uno dei pezzi forti di questo luogo sacro che è Lourdes. E infine, questa sera noi siamo qui al nostro punto di appoggio che si chiama Salus Infirmorum. Adesso c'è la festa conclusiva perché già domani mattina parte il primo gruppo con l'aereo, noi con il treno partiremo domani pomeriggio inoltrato. C'è una bella festa, è la festa conclusiva, la festa finale, è una festa fatta con canti, con sketch, con momento di cordialità, di fraternità, perché poi questo momento è il momento riassuntivo di tutta una grande fraternità.